Vi farò vedere questo match. Ecco che abbiamo un ucraino, quindi già questo può farvi intendere molto, che userà Argus, un ADC, un combattente e il mio amico GM. Io sono Guzion e ora vi mostrerò questa partita. Intanto vado mid, l'ADC va bot, i combattenti vanno top, come solito. Argus, l'ucraino, decide di aiutare mid, ignaro di quello che succederà. Starà pensando: io sono un ucraino, non so cosa fare. Aiutare, combattere, morire. E talmente delle cose che pensano gli ucraini, non faranno niente. Tanto la DC come al solito farma. Il turco top sta cercando di difendere. E sarà già pensando: io sto usando Jawed, tra poco lancerò i miei alleati contro le torri. Intanto io cerco di fermare, volendo carriare la partita, desiderando di carriare la partita. Intanto il mio amico GM aiuta il mitico Bruno a farmare. Intanto Joe è da solo contro un Zask e una Nana, impossibile da vincere. Ora io vado ad aiutare top. E qua è incredibile, l'ucraino attacca, cerca uno contro due, arrivo io, spammo la seconda, non so cosa fare, butto skill a cazzo. Argus intanto attacca sotto torre, incredibile l'ucraino, e ovviamente Joe lo lancia e muore. Trollata incredibile. Grandissimo Jawed, gli ha fatto capire come si gioca. E questo è già un grande team, ragazzi, già potete capire il livello di questo team. Intanto Bruno bot uccide Hayabusa, 2 contro 3, ma ovviamente è impossibile ora da 2 contro 2, troppa poca vita. Intanto Jawed farma qualcosa, spamma abilità. Uno contro uno contro Zask. Incredibile, lancia cose. Jawed prova a pushare. Io intanto vado bot a aiutare. Incredibile combo, ma a vuoto, olio su tela, la chiamo io. Incredibile. Cerco di uccidere anche Aurora, ma ovviamente scappa. E questo è quando uso main Guzion, ragazzi. Intanto il turco qui, Jawed top, con tutta la vita contro un Zas che sta quasi per morire, quasi morente. Probabilmente avrà una ulti? Sì. Ci prova uno contro uno, incredibile. Zask, imbattibile. Lo uccide. Ed ecco che il vantaggio è già assicurato alla squadra avversaria. Intanto Argus muore. È ovvio, è un ucraino. Non sono razzista, ragazzi, siamo in chiaro. È solamente per divertirci. Tra parentesi, gli ucraini sono scarsi. Ed ecco che Bruno difende contro una nana. Una nana che ha sete di kill. Intanto i nemici vanno a fare il Lord e la tartaruga. Ecco l'ucraino che si inoltra in mezzo a 5, in mezzo a 4 e poi torna subito indietro, pensando: ovviamente sono ucraino, non posso fare più di tanto. Già 2-0-2, Argus, incredibile. Intanto Jawed, che prima ha trollato Argus, ora sta per morire. Riesce a cavarsela lanciando un Chou come una pala da biliardo. Una ulti incredibile, perché non serviva a niente, bastava scappare semplicemente invece di buttarsi, però stiamo parlando di un altro 0-2-0, ragazzi. Intanto io spammo GG per far capire ai miei alleati che non è affatto un GG. Intanto Argus mid cerca di pushare, ovviamente torna indietro, pensando: ovviamente sono ucraino.
Intanto Joed farma. E pensa. Lancio di nuovo Argus sui nemici o aiuto il bot? Intanto io pusho top. Non c'è nessuno top. Vediamo Bruno intanto. E Franco. Il mio amico GM che sta dimostrando molto più di quanto i mitici della mia squadra possano fare. Ovviamente muore perché ho parlato. Intanto pusho la torre top. Uno contro uno Hayabusa. Scappo ovviamente. Come un razzo mi infilo dentro le piante e me ne fugo. Farma. Intanto Bruno muore, ci muore. Ecco l'ucraino che ovviamente scappa come tutto il resto del match. Joed pensa. Era meglio se lanciavo Argus. Così ammazzavano lui e io mi salvavo. Intanto io 0-0-0 penso. Se continuano a feddare come faccio a vincere la partita? Ma mai arrendersi ragazzi. Intanto uno contro uno Hayabusa ragazzi, incredibile. Una serie di combo, qualcosa di assurdo. Cerca di fuggire Hayabusa. Non può andare da nessuna parte, oramai è finita per lui. Intanto Bruno mid. Ah, intanto l'Ucraina è morto ragazzi, non ce ne siamo accorti. Ma vabbè, era normale. Dato i colori della bandiera. Intanto Bruno mid continua a giocare. Mid ignaro di quello che dovrà fare. Dice ma e ora 2-7, cosa possiamo mai fare? Intanto a me mi stunnano. 54 stun, ciao. Riesco a cavarmela, ragazzi, eh? Torna in base tutto tiltato. Penso come cazzo fare a vincere questa partita? È impossibile. Surrender. Ma ragazzi, sappiamo che in questi giochi tutto può essere. Intanto Bruno, incredibile. Prima dà un calcio, poi un altro, e poi dice, e ora? Viene trasformato, stunnato. E ovviamente scappa. Intanto con una serie di combo riesco a uccidere Zhask. E ovviamente ci muoio. Intanto Bruno push. Joed va top. Argus farma il buff che non esiste. Perché ovviamente è ucraino. 3 minuti dentro le piante. Forse starà pensando alla sua vita, al lavoro che dovrà svolgere, allo zio in America, a un caffè, a una pizza. E ora pensa, vabbè, facciamoci questo minion intanto. Poi ci pensiamo. Bruno cerca di pushare, Joed cerca di pushare, io cerco di carriare la partita, 3 kill e io 2-1, faccio un buff, tanto chi se ne frega, tanto bot, il mio amico GM, scappa, da uno Zhask incredibile, ci muoiono entrambi, era ovvio, 5 contro 2, cosa cazzo volete fare, GM e mitico 5, intanto Argus qui, 0-3-0, pusha, e invece no. Perché ovviamente stiamo parlando sempre di un ucraino, quindi bot cerco di difendere, cerco di portare avanti la partita, di mandare avanti i minuti. Ma già starò pensando che il late game qua non c'è, ma come già vi ho detto, in questo gioco può capitare di tutto. Intanto questa nana ci muore? Invece no, ci muoio io. In 3 contro 2 contro 3, ma loro molto più farmati, riusciamo a uccidere nana. Intanto Joed è qui, una furia. Zhask ferma subito il suo momento di gloria qui. Intanto l'ucraino. L'ucraino non se ne fotte, è una. In questo gioco è un personaggio che se ne fotte di qualsiasi cosa. Non so che droghe usino in Ucraina, che tipo di alcol ci sia. È qualcosa di raro, qualcosa di speciale. Intanto il mio amico GM cerca di difendere. Starà pensando, ma è colpa mia che sono GM. Ovviamente no. Questo e questo sono mitici. Intanto Joed mid.
starà pensando: chi lancio? Bruno? Ho lo stesso Guzio, solo che io ho comprato intelligentemente l'oggetto che può counterare Joe Ed. Intanto qui, un 5 contro 5, ragazzi. Un 4 contro 4. Il mio amico GM, incredibile, lui riesce a lanciare cose e a recuperare un Zask. Incredibile. Se ne vedono di tutti i colori. Intanto Hayabusa, nascosto tra le piante, nessuno lo vede. Intanto c'è Bruno, bot, che cerca uno contro due. Con zero farm. Incredibile. Lancia gattini, Nana. 3 contro 1. Riesco a uccidere Nana. Ci provo anche con Chou. E riesco a uccidere anche Chou. Intanto c'è sempre lui, eh? Che non sa cosa fare. E va a uccidere cose. Ora va di nuovo top, ovviamente, perché dice in teamfight sono abbastanza inutili. È meglio farmare. Tanto muore Joed. Ci muore anche Bruno? Ancora no. Il mio amico GM non riesce a scappare. Ci prova lui, incredibile. Tre nemici dietro. Il run della sua vita, ragazzi. Un gancio totalmente ad olio. Olio su tela. Peccato però. C'era il desiderio. Ma non c'è stato. Non è stato realizzato. Intanto io 5-2-0. Ora 6-2-0, cerco di cambiare una partita. Con un ucraino e due mitici 2-5-2 e 1-3-2. Incredibile Bruno, 1 contro 5, va lui. Incredibile, ovviamente muore. Un turco di IQ, penso sui 3,5. Intanto io penso: ma chi me lo fa fare? Surrendiamo, ma nessuno vuole surrendare. E ovviamente muoio. Come un coglione cercò di uccidere Aurora. Ma ovviamente aveva tutti gli stack completi e mi aveva stunnato. Intanto l'ucraino 0-3-0, la partita della sua vita questa. Non aveva mai freddato così poco questo ucraino. Ora pensa, 1 contro 3, ci vado. Oppure vado a pushare di nuovo. Invece sì, vado a pushare di nuovo. È questa la missione dell'ucraino. Pushare solo. Stop. Pensa, ora c'è un teamfight. Vado a pushare di nuovo, ragazzi. Vedete? Intanto Bruno, lui cerca di fare qualcosa. Lancia, Joed lancia indietro Bruno, lo salva, ma ci muore. Intanto io cerco di fare un double, triplo, un savage, un qualcosa di che possa salvare la partita. Mi trasformo in gatto, torno indietro, torno avanti. Seguo Bruno, non lo so perché. Vorrei salvarlo da questa sua vita ignobile. Intanto 0-3-0. Lui. Il campione dei tornei, il campione di Mobile Legends, il campione di MSL, il campione di qualsiasi tipo di cosa. Tanto Bruno. Pensa. Ma sono una boia io. O sono una Abby Minion. O sono una Abby la mia squadra. O sono una Abby. Ma. Mistero. Tanto lui, il freddo, mio amico GM, capisce che c'è Hayabusa top. Lo andiamo ad attaccare 2 contro 1, assicurandoci una kill certa. Ma ovviamente non mi segue, rimane indietro. Anzi, scappa addirittura, mio amico GM, cerca di fare qualcosa, skill a cazzo. Tutto a vuoto, però riesco a uccidere un Hayabusa. Stunna Chou, incredibilmente. 1 contro 2, 1 contro 3. Non posso fare nulla, sono morto. Il mio amico GM però se la cava, eh. E se ne riesce a scappare. Intanto ora vanno a fare teamfight. Quando ormai sono morto. Intanto Joe scappa da un gatto, da una torre, da un mostro, da qualsiasi tipo di cosa. E il mio amico GM, due. Insieme ad Argus, scelta sbagliatissima, ma riescono a uccidere Zask. Incredibile.
E ci muore l'ucraino. Era già tanto che aveva fatto una kill. E ci muore anche lui. Pensando. È proprio vero. È proprio vero che seguire un ucraino è un suicidio. Intanto Joed riesce a uccidere un lord così, da nulla. Gli è scoppiato il cervello e ha pensato ora. Vinciamo la partita, così. 2-6-2, ora vuole vincere. Riesce a fare un lord di nascosto. Intanto qui Guzion. 8-4-0 ragazzi. La partita della sua vita. Ovvero io, eh. Mamma mia. Tanto Joe prova a lanciare una Yabusa che scappa, lancia Bruno per compensare. Tanto Argus ovviamente va a pushare ragazzi, ma ricordiamolo che gli ucraini in questo sono forti, a pushare e basta, eh. Incredibile, riesce a salvarsi con la sua ult immortale. Ovviamente ci muore e intanto il Lord va da solo. Hayabusa va 1 contro 4 e ovviamente muore. Coglione. Intanto Lord è sprecato, ovviamente. Perché Argus muore prima del teamfight. Ha vuoto il gancio del mio amico GM, il freddo. Uccido qualcuno. Addirittura mi ritrovo sotto la torre nemica. Cerco di salvare il culo. Ci riuscirò? Sono morto. E invece no. È morta Nana forse? Ancora no. Tanto Joed cerca di uccidere Nana. Ci arriva lui, incredibile. No ragazzi, Joed la vuole vincere. Per forza. Cerca di salvare la sua vita, 1 contro 4, ma è impossibile. Intanto già sappiamo chi vincerà la partita. Voi direte, sarà proprio lui a vincerla, è vero? Chissà. Lo scopriremo tra pochi secondi. Intanto Bruno, lui. Aspetta che succeda qualcosa. Si butta sotto torre. Prende qualche colpo. Dà qualche calcio. Lancia qualche palla. Il mio amico GM già sa che è pericoloso questo Bruno. E lo segue. Intanto io farmo. Prendo buff. Faccio cose. Prendo minion. Vite. E penso. 10-4-2. Ora dobbiamo solo vincere, ragazzi. La partita è nelle mie mani oppure no? Chi lo sa? Intanto l'ucraino, lui, prende buff. Full build oppure no? Ancora no. Prende due buff rossi, incredibile, una bella combo. Si trasforma prima del tempo, capisce che se si trasformasse dopo sarebbe morto. È stato fantastico. Tanto Bruno, lui, riesce a shottare un Zhask, che è 8-7-6. Spettacolare. Bruno recupera 2-4-5, due uccisioni dopo 18 minuti con ADC. Mamma mia. Tra poco prendeva anche la pensione. Si blocca qualsiasi tipo di cosa. Riusciamo ad arrivare sotto torre. Joed si lancia, fa. Sembrava un qualcuno dell'Isis. Incredibile, aiuto Joed. Hayabusa urta. Provo ad arrivare da Hayabusa e arrivo sotto la torre, sotto l'area nemica e muoio. Cose da pazzi. Intanto qui c'è lui, ovviamente, il campione del giorno, il campione della vita e dell'anno. L'ucraino. Che pensa, ora faccio l'orde da solo. Ce la devo fare. Sta pensando. Ora basta, fammi prendere in giro. Dal mondo intero. L'ucraino deve essere importante. L'ucraino fa parte dell'Unione Europea. L'ucraino è il mondo. L'ucraino è vita. Ma ovviamente. Regala un lord al nemico. E pensa. Che fallimento. Ma lui non è un ucraino qualunque, ragazzi. Non lo è. 161 053 583 256
È l'unico 11-5-3 che sta facendo qualcosa di utile. Starò pensando. Come fare? Non posso fare più niente, siamo in late game. Mi aprono con qualsiasi tipo di eroe. Perché Guzio, si sa, in late game equivale a un Vius il crudo. Fa schifo come la merda. Intanto il mio amico GM con un item di attacco cerca di pushare qualcosa. Giovedì ci muore. 5-9-3. Riusciamo ad uccidere il Lord. Bruno è farmato, ma è ancora 2-5-6. Bruno è full build, ragazzi. Riusciamo a shottare già Zask. C'è anche qui un'Aurora che dovrebbe morire. Ci muore. Shotto show con un incredibile 4K di danni. Ragazzi, spettacolare questa partita. Troppe emozioni, troppo tutto. Non ci sono parole per descrivere questa partita. Intanto Bruno decide di pushare. Ma non si rende conto che i minion si trovano qui. Non si sa, gira per la mappa insieme all'ucraino e pensano: dobbiamo fare qualcosa per migliorare. Per far vedere che noi comunque siamo importanti. Pushano. Cercano i minion per la mappa. E li trovano. Alla ricerca dei minion. Nel 2021, ragazzi. Un film di Patron Fin 3D, ovvero questo Bruno. È di Higgs. Aggiungetelo tutti, ragazzi. Higgs. Incredibile ucraino. Faranno un film su di lui, veramente. Intanto io 13-5-4. Sono disperato. Ringrazio Joey per aver rubato il mio buff. Era normale che lo rubassi. Cerca di lanciarmi, ma avevo comprato l'oggetto per non farmi lanciare. Tanto il mio amico GM, che sta giocando meglio degli altri, incredibilmente, che sono mitici. Sta pensando, chi posso agganciare ora? Lancio a cazzo. Incredibilmente ci stava quasi per prenderlo, eh. Che talento, ragazzi. Ho sfornato una leggenda, il freddo. Intanto andiamo a pushare bot. Ci pensa lui, il freddo sempre. Che è più lungimirante rispetto ai mitici che ho. Intanto io mi nascondo con questa fiamma blu. Sembro Vegeta Super Saiyan God. Mi nascondo e penso, aspettiamo il momento giusto per perdere la partita. Perdiamola con dignità. Ma incredibilmente Bruno recupera. Fa un'uccisione. Invoglio il mio team ad attaccare. Ce la possiamo fare ancora. Attacco qualcuno, qualcosa. Bruno ritorna avanti. Joed lo lancia per fargli capire che deve attaccare. Bruno non capisce, ma tornerà di nuovo indietro. Infatti, tornerà indietro. Va a farmare il nulla, che è full build. Va ancora a farmare. Intanto una combo a vuoto perché Aurora si ghiaccia. E non posso attaccarla. Bruno va al Lord. Ottima idea. Si poteva anche vincere prima, però. Vabbè, il Lord ti dà sicurezza. Il Lord è come quel padre che ti dice: ce la puoi fare, figliolo. Possiamo ancora farcela. E si accende una speranza. Ovviamente avevo. È sottinteso che l'ucraino è morto. Incredibilmente doppia uccisione di Bruno. E da 0-5 a 5-5, ragazzi. Spettacolo. Aurora fa una strage. Lancia ghiaccioli. Intanto io uccido cose. Ma ragazzi, ora concentriamoci su lui. Che con il Lord che sta attaccando la torre.
Solo lui e Bruno contro i miei amici. 2 contro 2, ragazzi. Un ucraino e un turco contro 2 arabi. E un polacco. No, contro un polacco e un arabo, ragazzi. 2 contro 2. Incredibile Argus. Guardate cosa fa. Si concentra solo sulla torre e vince la partita, ragazzi. Questo solamente su Lollo Gaming YouTube. Prossimamente al cinema, Argus, l'incredibile leggenda. L'eroe che ogni ucraino vorrebbe nella sua squadra. L'unico ucraino che ha saputo pushare meglio di tutti. 59% di push.